abbiamo dato il via alla sesta edizione del Festival degli Aquiloni, dicevo con questa punta di internazionalità, perché abbiamo anche la delegazione da Malta. Siamo felici di essere qui anche per quest'anno, edizione 2024. Ricordo sempre che sono 6 edizioni ma 8 anni, perché c'era stata una sosta di 2 anni causa Covid, ma soprattutto sono felice perché dal primo incontro con i ragazzi di Capo Peloro, io sono Ignazio Billera, l'ideatore del Festival di San Vito Lo Capo e di tanti altri festival in giro per la Sicilia, loro hanno creduto in questo festival che cresce di anno in anno e tutto va avanti nel modo migliore, con tantissime attività che vi invito ad andare a vedere nel ricco programma. La sesta edizione del Festival degli Aquiloni sinceramente ci sta dando già tante soddisfazioni. Io ringrazio ancora una volta la vostra emittente e la vostra rete di emittenti per essere qui e per accompagnarci già da qualche settimana. Noi siamo partiti a Santa Margherita per fare la preview, dove eravate anche lì presenti e avete avuto modo di vedere le attività che si sono svolte nella zona sud. Ieri, oggi e domani ci sarà la sintesi di quello che rappresenta Prologo Capo Peloro, di quello che è la grande famiglia dell'Umpli, un festival che vuole diventare la festa della città, che vuole unire i messinesi in un modo particolare riguardo alla sostenibilità sociale e l'uguaglianza. Siamo tutti uguali, cerchiamo di trasmetterlo con un gioco, uno tra i più antichi. Mettiamo da parte la tecnologia per qualche ora e insieme costruiamo un aquilone per poi giocarci insieme. E oltre al bel momento in cui le famiglie con i bambini con gli occhi e con la testa lì in su guardano questo semplice gioco antico, e anche un senso di comunità, di riscoperta del territorio, con questo scenario fantastico che è lo Stretto di Messina e con tanti messaggi sociali legati anche ad esempio al consapevole riciclo, al corretto utilizzo delle acque, insomma un momento particolare. Noi siamo presenti anche come municipalità per dimostrare la nostra vicinanza sempre al territorio. Oggi il Confalone appunto rappresenta tutta la sesta municipalità, tutto il Consiglio, il Presidente. Vogliamo rinnovare la collaborazione alla Prologo affinché sempre di più il nostro territorio, partendo da Torre Faro, ma tutta la sesta municipalità, possa diventare sempre di più una municipalità modello. Perché se sta bene la sesta municipalità, che è una porzione della città di Messina, starà bene anche la città di Messina. Ieri c'è stata l'inaugurazione dei giardini di Eolo, c'erano dei lavoretti fatti artigianali da tutte le classi dell'Istituto di Vemmero Comprensivo di Canzirri, la preside Angela Mancuso ha consegnato insieme alla municipalità e altri sponsor dell'evento i vari attestati offerti gentilmente come simbolo dalla sesta municipalità. I bambini sono stati veramente felici, noi altrettanto contenti, e oggi e domani ci saranno queste giornate intense e vi invito tutti a partecipare, e con l'auspicio che un altro anno saremo sempre di più, perché sarà sempre più bello. Viva il nostro territorio, viva la sesta municipalità e viva anche la città di Messina. Io giro l'Italia per manifestazioni tutto l'anno, più o meno siamo in giro. La mia specialità è riuscire a fare volare 3 aquiloni acrobatici. L'aquilone acrobatico si guida con 2 cavi, per cui io ho 6 cavi da gestire e gli aquiloni che lavorano indipendentemente. È una cosa un po' particolare, siamo in pochi al mondo a farla e da anni io la faccio abbastanza bene, insomma. Com'è nata questa passione? Ma è nata perché tanti anni fa, avevo comprato un aquilone abbastanza professionale, acrobatico, ma non riuscivo a farlo andare. Al bar mi prendevano in giro, allora piano piano di nascosto andavo a provare, poi una volta imparato volevo sempre qualcosa di meglio e sono arrivato a fare questa cosa, addirittura il terzo aquilone lo faccio andare coi fianchi, con 2 cavetti, uno di qua e uno di là.
è bello da vedere perché quando c'è abbastanza vento questi tre aquiloni montano tre code per ogni aquilone, per cui diventa una coreografia abbastanza bella da vedere. Salve a tutti, sono Natalino Nardo, arrivo dalla provincia di Treviso, faccio volo acrobatico. È la seconda volta che vengo qui al Festival di Capo Peloro, località bellissima. Io mi diletto nel volo acrobatico in singolo ed in coppia con un mio amico che arriva da Trento. Io sono Augusto Fantone, sono aquilonista da 10 anni. Voliamo in pair, io e mio socio, da 3 anni ormai. E siamo ormai al terzo anno di partecipazione come partner della Proloco Capo Peloro all'interno di questa cornice meravigliosa che è il Festival degli Aquiloni. Anche quest'anno siamo presenti all'Orcinus Orca e racconteremo le favole ai bambini. Il tutto è stato abbinato alla presenza dell'autobus storico dell'ATM, un po' come metafora, no, del viaggio, della voglia di spiccare il volo verso mete più leggere, più ambiziose. Il mio istituto è storicamente presente a questa manifestazione, sono ormai 3 anni che guidati da me i ragazzi e i professori vengono a dare dimostrazione di ciò che si studia al nautico, ovvero le maree, i venti, le stelle e tutto ciò che serve a navigare. Portiamo carte nautiche, simulatori di navigazione e tutti gli strumenti anche tecnologici e non solo, anche tradizionali, sestanti, tutto quello che serve per spiegare come si sta a mare. Il mare è strettamente legato alla città di Messina e la zona dei naviganti è questa ed è quindi la zona nella quale il mio istituto nautico, che pure si trova fisicamente nel centro, è maggiormente legato, da cui provengono parte dei nostri allievi e moltissimi dei nostri ex allievi ed è una zona alla quale noi siamo fortemente legati, tanto che abbiamo voluto nel corso dello scorso anno fare un protocollo d'intesa col sesto quartiere. Siamo l'unico istituto scolastico che ha mai fatto una cosa del genere, ma è naturale che lo sia. Noi siamo diciamo parte di questo Festival degli Aquiloni, che amiamo molto perché è un festival legato alla natura e al vento, e i ragazzi e i professori sono mischiati, oltre a tenere lezioni sono mischiati alle persone per spiegare il bello della navigazione. La nostra banda è la banda di Faro Superiore Giuseppe Verdi, è nata nel 1882, una lunga tradizione è di Faro Superiore, è nata diciamo nel paese con tanti sacrifici da parte di quelle persone che una volta ci tenevano alla musica e a stare assieme. E ci troviamo oggi qui a Torre Faro perché ormai siamo abituati alla festa degli Aquiloni, ogni anno l'accompagniamo, facciamo una bella giornata, diciamo, ecco, sempre sole c'è, quindi è sempre una bella giornata di sole. E accettiamo sempre volentieri l'invito della Proloco, con noi quest'anno con Paolo Alibrandi che ci ha voluto qui con a effettuare diciamo questa bella giornata. E grazie alle autorità, a partire dal sindaco Basile, al presidente della sesta circoscrizione Pagano, all'assessore Finocchiaro e alla preside Daniela Pistorino. È un passaggio che noi facciamo solo da pochi anni, perché veramente c'è una grande collaborazione. Siamo felicissimi di avervi qui, abbiamo una giornata piena di contenuti e oggi iniziamo con i saluti. Abbiamo anche Capitan Billera, che è il padrone del Festival degli Aquiloni di San Vito Lo Capo, nostro co-organizzatore. Nel riqualificare quest'area e nel riqualificare l'area ex Sea Flight con degli eventi specifici e molti attrattori musicali e sportivi, comunque si è riqualificato anche
l'impianto socio-economico ha impattato così bene che si sono aperte tante attività. Molte attività addirittura sfruttano questi eventi proprio, e molte attività anche ricettive sfruttano questi eventi, e ben vengano. Quindi il nostro impegno è di implementare, senza questo voler essere invasivi nel territorio, ma equilibrati, implementando sempre quello che è l'obiettivo di far crescere non solo la città, ma anche le periferie o i villaggi bellissimi come questi, i borghi marinari come questi. E ho visto che avete messo King Kong, quindi minaccioso, e gli impegni quindi li manterremo. È una giornata bellissima, coloratissima, ho visto, giusto, individuato bene, anche se dall'altro lato credo ci sia Winnie the Pooh, quindi ci calma un attimino, calma gli animi. Mi raccomando invece una promessa ai genitori: non fate piangere i bambini. Una volta che l'aquilone vola, datelo ai vostri figli, non lo tenete voi, che vedo bambini piangere dicendo è mio, è mio, è mio. Quindi mi raccomando, la festa è loro, ma anche nostra. Un po' di leggerezza. Compratene due, ecco, compratene due. Buona giornata e buon festival degli aquiloni. Grazie mille. È la prima volta che veniamo, gli altri anni li abbiamo seguito sempre su Facebook, le altre dirette. Devo dire che è ben organizzato e poi è un bel momento per stare insieme alla famiglia. Un'ottima idea, un'ottima iniziativa per i bambini, per le famiglie, sicuramente qualcosa che valorizza il luogo e Messina. Hanno fatto bene, un'ottima organizzazione, veramente. Soddisfatto. Positivo al massimo, sempre più bello ogni anno. Complimenti. È uno spettacolo, dico, siamo davanti penso allo scorcio più bello d'Italia, dico, con questo clima a settembre. No, sono di Messina. Sono fortunato di stare qui. Un bel festival, perché sono venuto tante volte qui a Torre Faro e quindi mi piace tanto, porto il nipotino.